touch mine. Ciao ragazzi, nel video di oggi la TuttoTech vi presenta come funziona questo, che è semplicemente il sensore di movimento che va collegato al dispositivo Ecoflex. Prima di questo, prima di andare a vedere come funziona, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere poi aggiornati ogni qualvolta noi pubblicheremo qualche nuovo video, in modo tale che non ve lo possiate perdere. Se poi vi dovesse capitare e siete degli smanettoni, vi piace anche andare su Instagram, beh, noi siamo presenti anche lì, sì, siamo un po' dappertutto, sia su Facebook, su Instagram, Twitter no, quello no. Quindi se siete smanettoni di Facebook e Instagram, fateci un salto, scrivete su Instagram, potete scrivere TuttoTech e ci trovate. Lì di solito pubblichiamo un po' dietro le quinte, pubblichiamo qualche anticipazione di quello che faremo, pubblichiamo magari anche qualche foto dei prodotti che stiamo per presentarvi. Detto questo, io direi di partire con l'installazione di questo prodotto. Prima di andare a verificare come funziona, vi devo dire che una prova che ho voluto fare con l'Ecoflex, che non ho detto nel precedente video, è stata semplicemente staccarla dalla presa di corrente e andarla a collegare in un altro punto della casa che mi serve molto di più con questo dispositivo. Nel momento in cui ho fatto questa operazione ero quasi sicuro che l'Ecoflex si sarebbe poi riconnesso a tutti i dispositivi che ho in casa, quindi anche al wifi. E ho avuto la certezza, quindi vi posso dire tranquillamente: prendete il vostro Ecoflex quando non vi serve in una determinata stanza, lo volete portare magari in bagno perché volete fare un bagno rilassante la sera e ascoltare della musica come sottofondo, l'Ecoflex è sicuramente il prodotto che fa per voi. Quindi, detto questo, era semplicemente una specifica, andiamo realmente a verificare come funziona questo. Ho spostato l'Ecoflex, l'ho messo nel corridoio di casa mia, ora vado a mettere il sensore e vediamo che cosa succede. Allora, andiamo in contemporanea, facciamo la registrazione, nel frattempo entriamo anche nell'app Alexa e connettiamo il dispositivo, il sensore di movimento. Ha effettuato dei lampeggi, vediamo un po' che cosa succede. Ecco Alex. Primo sensore di movimento. Per configurare una routine attivata da primo sensore di movimento, vai alla pagina del dispositivo dell'app Alexa. Alexa ci avverte che ha trovato un nuovo sensore di movimento. Facciamo configura dispositivo. Non trovo la risposta alla domanda. Hai ragione, sei troppo sensibile. Stavo parlando. Il dispositivo primo sensore di movimento è configurato e pronto all'uso. Clicchiamo su fatto. Andiamo a visualizzare dove si trova. Eccolo qui, lo trovate tra i dispositivi. La configurazione praticamente è a prova di neofita, quindi chiunque può tranquillamente farlo. Proviamo a cliccarci dentro. E ci dice che è stato rilevato, movimento rilevato, attivo alle 16:47 di oggi, durata 3 minuti. Possiamo andare a creare una routine. Quindi gli possiamo dire al sensore che ogni qualvolta viene attivato eventualmente di inviarci qualcosa. Casa intelligente, primo sensore in movimento, rilevato. Quindi, come leggete sotto, quando primo sensore di movimento rileva un movimento, in qualsiasi momento gli diamo l'azione che deve compiere. Diciamo che ci invii un messaggio, ad esempio. Riceveremo una notifica sull'app Alexa e gli diciamo che tipo di messaggio vogliamo che si senta o che comunque leggiamo. Allarme rilevato movimento. Avanti. Su tutti i dispositivi della casa. Ho dimenticato una O, dai, concedetemi questa licenza poetica. Avanti. Primo sensore di movimento, mi dice un riepilogo di tutto quello che ho programmato e facciamo salva. La routine è stata creata con successo. Ora facciamo una prova. Ha mandato un messaggio vocale. Alexa mi ha detto: guarda che ho rilevato del movimento.
ma io vorrei che mi arrivasse una notifica sul cellulare. Quindi andiamo di nuovo nelle impostazioni. A questo punto io direi di creare una nuova routine. Tasto più in alto, gli diciamo quando questo accade, quindi casa intelligente, primo sensore di movimento, rilevato, avanti. Quindi quando questo sensore rileva un movimento, cosa deve fare? E invia un annuncio. Rilevato movimento. Facciamo avanti. Ci dirà su quale dispositivo vuoi sentire questo annuncio. Io dico su tutti. Avanti. Quindi ci fa un riepilogo, ci dice che annuncerà rilevato movimento a tutti i dispositivi, oltre a quello che ci invierà un messaggio. Facciamo salva. La routine è stata creata con successo, la trovate in alto e adesso facciamo una prova. Ecco qui, è comparsa la notifica e in più tutti i dispositivi della casa mi avvertono che è stato rilevato un movimento. Come avete potuto vedere, anche il sensore si configura da solo, una volta collegato, fa tutta la sua bella configurazione in pochissimi secondi, dopodiché vi dà tutta una serie di possibilità. Volete avere un messaggio sul cellulare, volete solamente che i vostri dispositivi lo dicano, potete fare un po' come volete e sbizzarrirvi con tutte le routine che si possono creare. Adesso per un po' di tempo lo testerò, se per caso c'è qualcosa che non mi convince tanto, vi farò sapere. Allora, inserisco direttamente qui, dopo circa una settimana e mezza, due, che ho iniziato a testare il sensore Ecoflex, che non ho ancora scoperto, e qui chiedo aiuto a voi se qualcuno lo ha fatto, sicuramente tramite una routine, ma non riesco a farlo, come si riesce a disabilitare il sensore quando io esco di casa. Alcuni di voi mi hanno scritto che non si può disabilitare nemmeno con le routine, ma bisogna staccare fisicamente il sensore quando si è in casa, in modo tale che al passaggio non rilevi nessun movimento naturalmente. Se qualcuno di voi sa come poter disabilitare il sensore anche con una routine, che ce lo faccia sapere e vedremo di creare un video per tanti altri che sicuramente o probabilmente avranno questo tipo di difficoltà. Ma torniamo al video. Trovate qui sotto il link in descrizione sia del sensore sia quello dell'Ecoflex, insieme a tanti altri che abbiamo testato che magari riteniamo comunque idonei da potervi suggerire, e suggerisco anche a mio fratello di comprare anche il sensore oltre che l'Ecoflex. Io direi che per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!